l'ha messa dentro, però non è che fuori capitano De Marte se può partire il contropiede della Torres con Livai saluta avanti, ma c'è nessuno lì, non può ripartire la manovra del c'è una colpo di testa, mette il pallone fuori, ci pensa a Biondi però recupera la palla lenta, dietro per Esteri ci va Musto, cerca di contrastarlo, prende il pallone per un altro, adesso c'è l'occasione per Zini, prova a saltare il centrocampo, a cercare Musto, cioè non ci arriva per un attimo Scotto, però recupera la palla Casini, però Masala, quindi riparte la Torres con Mastino, Mastino dietro per Steri, Steri cerca un posto con l'esterno, prova a servire Negrean, capisce tutto però Casini, recupera il pallone, palla ancora Scotto, Scotto con Masala, e Martis, Martis, Musto, Scotto, bella combinazione tra i tre, c'è De Martis che prova a mettere adesso questo pallone in aria, sentito il primo la Torres, però De Martis incomincia troppo, invio con le mani. Palla messa in aria, c'è De Martis che si prepara al tiro, invece la stoppa per un secondo, fondo Mastino contro lì Raucci, niente da fare perché ben contrastato, non riesce a passare Mastino, vuol dire libera palla la Torres, attenzione dritto per dritto, c'è il colpo di testa di Steri, vada ancora posso fare di fretta nel rinvio. Benissimo che è Masala, un lottatore, ha fatto benissimo, forse un'area di fondo, c'è la munizione, interessante, creo un po' di problemi, non si chiama il gioco, adesso c'è Borghi avvicinissimo, con spingere questa conclusione, se calcio d'angolo, palla messa in aria ancora falda, di pugni, mette fuori, di De Martis a cercare Scotto, alla fine viene però rinviata a curiare, c'è Masala sul pallone, Masala viene messo giù, perde palla anche il posto, palla anche Steri, fa una battaglia perché naturalmente è sempre più difficile giocare qui, adesso combinano bene Scotto e Raucci, prova a cercare Musto lì davanti, supera un c'è ancora Camoni, ma segna Camoni tutto da solo, la palla per la fine risale, Morese è un po' difficile, Morese vince e vince anche il Castiano, Scotto viene bene, palla Masa De Marsis, Pisai in mezzo al campo, prova a partire in verticale Pisai, riprende l'avversario, Pisai, adesso c'è una due addosso, c'è un pallone sparacchiato da Raucci, deve essere Biondi sul pallone, avanti, prova a cercare Lisano, non lo trova, bravissimo qua Raucci, ci vale Mastino, ancora Pisai, Pisai, prova ad andare sul fondo, Lisai, tenta il cross, ottiene un calcio in aria, sarà battuto ovviamente da De Martis, alla messa in mezzo, però riesce la difesa del Lodi a mettere fuori, può ripartire, si scoperta la formazione rosso-blu, si mette subito in mezzo, però è bravissimo, così.
mette in avanti per giusto palla, però che viene intercettata adesso da c'è De Marchis sulla destra, mischia proprio al limite dell'area, guarda tu. Scotto, Casini mette in mezzo, però non c'è nessuno, c'è una vecchia partire la Raucci, al limite dell'area, Raucci, una conclusione svirgolata e poi ci arriva per un secondo De Martis, che però non riesce a metterla dentro, questa sì, un'occasione, calcio d'angolo per la Torres, Raucci, Cosentino, è lunga traiettoria Casini, Scotto, De Martis, riesce a dialogare con Scotto, ancora De Martis sulla destra, all'indietro, ancora per Scotto, palla messa in aria, però non ci arriva Musto che viene anticipato con Posso perde palla, Casini riesce a gestire bene, prima Biondi, poi Lisai, ma poi riesce a fare Mastino. Scotto poi desiste, viene portato fuori, adesso c'è De Martis sul pallone, tira De Martis, ma il pallone rimbalza ancora sul pallone, altra conclusione, viene messa in calcio d'angolo, pallone messo in area, c'è il colpo di testa che termina però alto di Cafiero. Vediamo quanto sarà il recupero. Termina in questo momento il primo tempo di Olga Torres, 0-0. C'è il campo? Sì. Bravo. Senti, allora poi io vado. Bentornati allo stadio Bruno Nespoli di Olga per questo secondo tempo. Adesso seguiamo questo calcio di punizione, sul pallone c'è De Martis, si scontra la rischia in questo momento l'arbitro. De Martis prova la conclusione, c'è un colpo di testa di Musto che termina di un soffio fuori dalla porta di difesa da Van der Vant, in mezzo a cercare Scotto che a sua volta cerca Musto. Masala per De Martis che trova benissimo Scotto, si allunga il pallone e poi conclude palla bellissima, c'è il colpo di testa di Cosentino, ancora un rinvio, vediamo come finisce questo pallone, c'è in anticipo il giocatore dell'Olga che però la mette in calcio d'angolo. In questo momento da De Martis, deve uscire con i pugni per De Martis, il pallone ancora per De Martis sulla sinistra, De Martis ancora riesce a metterla dentro, c'è il colpo di testa, e gol della Torres con Musto, in questo secondo tempo è riuscito Musto a metterla dentro dopo che ci aveva provato anche in precedenza. L'area per De Martis sinistro che viene respinto da Sterling. Ti fa fallo! C'è il giocatore per l'ingresso in campo. Si gioca presso Olbia con Mastino. Si sta entrando, vediamo chi, Malesa, Raucci per Scotto, siamo sulla fascia sinistra, la linea di metà campo, prova a cambiare tutto Scotto, a cercare De Martis,
bravissimo dalla moglie. Recupera ancora la palla De Martis. De Martis. Palla messa adesso lunghissima, cercare ancora Musto e mette dentro Musto, il gol del 2-0. 2-0 per la Torres. Pallone bellissimo messo da De Martis, ancora messa a mezzo all'area ed è ancora prontissimo Musto. Che segna la sua doppietta. Si è fatto trovare pronto il bomber rosso blu. Davvero un falco di area da rigore. Facendo un bel campionato, giovanissimo attaccante della Torres, passa 96, 2-0 a Torres, siamo arrivati al 20esimo nel corso della ripresa. Masala, importante anche la prova di Masala, sempre grande qualità e quantità. Adesso c'è Cappiero sulla destra, trova l'azione, palla messa in aria e calcio d'angolo per la Torres, che non vuole assolutamente mollare il colpo della sua squadra. De Martis però. Martis per Cafiero, limite dell'area, ci trova Cafiero con una conclusione. Egrian gli ruba il pallone, benissimo Cafiero. Martis adesso a coprire momentaneamente in difesa, ora ci parte Scotto, viene fermato, Isai, mette palla, percezione per Loggia, che accelera, sulla palla però Raucci, bravissimo, parte sulla sinistra, Raucci cerca Scotto, questa volta cerca Masala. Limite dell'area, Masala aspetta un po', aspetta a vedere come sono posizionati i suoi compagni, due avversari su di lui, va verso la bandierina, cerca di fare un calcio d'angolo che non trova però. Sta entrando il numero 14, Cornuso, sta uscendo Caboni, Girardi, posto di Lisai. Lui poi mettono dell'olio, anche se i palloni abbiamo detto passano i piedi di Cossu, adesso a sinistra riceve Cossu, ha un giocatore di fronte, riesce a far filtrare questo pallone, viene ammonito il giocatore dell'olio per la simulazione, l'esco, il giocatore inglese dell'Egre hanno per lui. Ora c'è Cossu che prova con un cross dalla sinistra, adesso c'è un altro tentativo dell'Olbia con un pallone per le vie verticali, non ci arriva però Aloia, fa il suo ingresso in campo, Solinas, esce Scotto, torna di nuovo, buonissima prova. Torres comunque continua a macinare il gioco. Ora si gioca 10 contro 10, due espulsioni. Qua c'è Solinas con Kelo che prova a cercare Solinas, non riesce la difesa di Bianchi a rinviare. Dunque ancora Torres con Solinas, il suo sinistro in area, c'è il portiere. Qualche problema nel controllo del pallone, palla messa in aria da Massino, sale indietro, guarda il giocatore dell'Olbia che prova la conclusione, non ci riesce, però ancora l'Olbia ha avuto un pallone messo in aria, c'è De Martis, buttata fuori, ancora Olbia, ruba palla però, benissimo Michele Chelo, riparte, fa ripartire la torre, si viene messo giù, c'è fallo e anche ammonizione per il giocatore olivese, lanciare Chelo, in questa occasione brava la difesa dell'Olbia a mettere fuori, il pallone ancora tra i piedi di De Martis, Masala, ancora De Martis, pallone messo in laterale, si ritengono davvero la perfezione.
strada. Alla messa in aria c'è un colpo di testa, ma non è che termina abbondantemente fuori. Sarà Solinas a battere questo calcio di punizione. Sparacchia Solinas direttamente dall'altra parte del palo laterale. Manca davvero pochissimo al giudice fischio, l'arbitro controlla il suo cronometro. Rinvio del portiere. Finisce in questo momento ed è la vittoria della Torres.